Allora, oggi, come avete dal titolo, che è su, non mi ricordo mai dov'è, parleremo delle sopracciglia. Appunto, vi farò vedere come ricreare la forma perfetta in base al vostro occhio. Che io spero vi sia utile e niente, ci vediamo dopo. Ok, allora, come prima cosa bisogna capire che tipo di sopracciglia si ha e in base a quello decidere come ricreare la forma più adatta. Quindi serviranno queste tre bellissime cosine qua. Ci sono tantissimi tipi di sopracciglia diversi, ovviamente non starò qua a farveli vedere tutti, però comunque vi dico le basi, diciamo, per pulire appunto le sopracciglia. Come prima cosa bisogna pettinarle verso il basso e come vedete io avrei da tagliare molti peletti qua. Dopo aver fatto ciò, con le forbicine si va, facendo molta attenzione a non cavarsi un occhio, a tagliare i peletti in eccesso. Tagliate il minimo indispensabile perché comunque non è che serve avere zero peli, è bello avere comunque un sopracciglio abbastanza naturale, quindi non toglieteli tutti, vi prego, perché poi non crescono più. Non vogliamo rimanere senza sopracciglia. Io ho tolto proprio pochissimo dove usciva leggermente. Vado a ripettinarmele. Se avete anche altri peletti che stanno crescendo, con la pinzetta appunto si vanno a togliere sempre a 45 gradi. Ci sono diversi modi per togliere le sopracciglia, chi lo fa con la pinzetta, chi con il filo, che è un metodo fantastico, e chi con la ceretta. La ceretta non è molto consigliata perché con l'andare del tempo questa zona è molto morbida e sottile, e con andare avanti e fare un zoom zoom potrebbe anche abbassarsi, poi tipo occhio, muerto. Per chi non avesse ancora la forma del sopracciglio ben definita, adesso vi dirò appunto due o tre trucchetti per misurarsi il sopracciglio in base al proprio occhio. E quindi il primo step, inizio dell'occhio, inizio sopracciglio. Fine dell'iride, inizio del picco del sopracciglio. Vi mettete davanti allo specchio e misurate con la fine dell'iride dove iniziare il picco del sopracciglio. Come terza cosa c'è il misurare la fine del sopracciglio che deve essere due volte l'occhio. Quindi si misura più o meno sempre così, 1 e 2. E infatti il mio sopracciglio è decisamente troppo corto e quindi dovrebbe arrivarmi qua. La cosa importante è che l'inizio del sopracciglio deve essere in linea con la fine, quindi dovrà arrivare appunto qua, deve essere così. La parte iniziale invece superiore deve essere in linea con il picco inferiore, quindi sempre così, deve coincidere questo punto con questo. Spero di starmi spiegando abbastanza bene perché è un po' difficile. Però, cioè, è semplice da fare, però è difficile da spiegare. Dopo una volta, quando andremo a farlo, vedrete che è una cavolata. Abbiamo misurato perfettamente come deve essere la nostra sopracciglia. E adesso possiamo andarla a colorare. Ci sono diversi modi per colorare le sopracciglia. C'è chi si trova meglio con le matite, c'è chi gli ombretti, chi si trova meglio con appunto delle penne. I mascherini, per chi ce li ha già belle folte, non ha bisogno di appunto colorare chissà che, basta qualcosa del genere. Chi il gel, tipo me, io appunto andrò a usare questo qua, che è dell'Anastasia Beverly Hills, il Deep Brow Pomade. E questo qua non è venduto in Italia, io l'ho preso sempre sul sito Beautylish, però ce ne sono di tantissime marche diverse che si trovano anche da Sephora, da Essence, un'alternativa appunto a quello della Essence che io avevo comprato ma non ho ancora mai provato. Magari vi dirò prossimamente se mi sono trovata bene o no. C'è bisogno di un pennellino, ovviamente. Questo qua è un pennellino angolato, piccolissimo, e c'è chi li fa anche con il pennellino d'eyeliner, un pennellino, cioè come vi trovate meglio, insomma. Vado appunto a prelevare un po' di prodotto. Io preferisco il gel perché mi piace come effetto intanto nelle sopracciglia. E poi col pennellino sono più precisa. Vabbè che adesso anche le matite, ho visto le matite della Benefit, davvero che sono il top, quando lavoravo appunto là da Sephora. E le provavo sulle clienti e davvero erano bellissime perché avevano la punta sottilissima e quindi si riuscivano proprio a fare i peletti per peletti, che è la cosa migliore perché appunto le sopracciglia devono essere naturali, non devono essere dei tatuaggi che si vede appunto che sono colorate tantissimo e quindi bisogna ricreare cercando di riempire i buchetti peletto per peletto. Sappiamo che deve iniziare con l'inizio dell'occhio, quindi andiamo a riempire un po' più avanti e l'importante è sempre fare la parte iniziale ben sfumata e il resto più definito, sempre comunque mantenendo i peletti, ovviamente. È importante seguire il proprio pelo, quindi se vediamo che il nostro pelo fa così, che va in diagonale, seguiamo appunto il pelo che va in diagonale. Se abbiamo il pelo orizzontale, seguiamo il pelo per fare appunto tutto il più naturale possibile. Facciamo appunto dei piccoli trattini e pian piano andiamo a riempirle.
Abbiamo detto che appunto il mio sopracciglio era troppo corto, quindi lo andremo ad allungare leggermente. E il picco, abbiamo detto fine dell'iride, quindi qua lo andiamo ad alzare un pochettino. Andiamo a pettinare per vedere appunto dove manca aggiungere del colore, come vedete qui. E qui è ancora con dei buchi, quindi prendo un altro prodotto. Se magari fate troppo pesante il sopracciglio e volete appunto schiarirlo, basta che fate sempre con questo pennellino avanti, contropelo, e dopo ripettinate. E vedrete subito che si schiarisce molto. Ripettinate. Vedete già come la forma si sta rimpolpando per bene. È molto importante anche la texture, dove si va appunto a colorare dove non abbiamo peli. Dobbiamo ricreare il peletto, quindi col pennellino magari si va a schiacciare bene il pennellino per renderlo sottilissimo e si va a fare proprio peletto per peletto in modo tale che sembri veramente un peletto reale. Se proprio si vuole avere il sopracciglio top del top con anche diversi colori, quindi magari un peletto più chiaro, uno più scuro, in modo tale appunto da dargli tridimensionalità. Una volta appunto definita la forma, andiamo con un colore chiaro, che può essere una matita, io appunto userò una matita oppure un correttore o un ombretto, appunto a definire la nostra sopracciglia. Per renderla bella pulita e illuminare per bene la zona. Una volta stesa, la andiamo a sfumare per bene, che non si noti ovviamente nessun tipo di differenza con la nostra pelle. Una volta sfumato bene, andiamo sempre con un ombretto a fissare la nostra matita, correttore, quello che volete, con la cipria o in questo caso io appunto qua metterò un ombretto molto chiaro. Come ultimo step si va a fissare e quindi si può scegliere appunto se farlo con un brow fix colorato, ad esempio io ho questo qua della Rimmel, oppure con uno trasparente, ad esempio questo della MAD. E quindi appunto andiamo a fissarle bene così per tutto il giorno non si muoveranno, che a me soprattutto verso la fine qua vanno sempre in giù. E visto che non voglio tagliarle tutte per rimanere senza, il gel è la soluzione migliore. Magari ne avete anche foltissime con la forma già perfetta, basta appunto che mettete un po' di questo e siete a posto, perché non tutte per forza devono fare tutto sto ambaradam, basta soltanto un po' di gel e il gioco è fatto. E come vedete la sopracciglia è fatta. Vorrei farvi vedere appunto la differenza con l'altro. Di qua mi manca molta parte, ho proprio un buco enorme qui, sempre col mio pennellino. Vado a fare peletto per peletto e coloro. Allora, un'altra cosa che non vi ho detto è che le sopracciglia devono essere dello stesso colore o mezzo tono più scuro dell'attaccatura dei capelli, quindi assolutamente non devono essere più chiare perché sennò sembra tipo che abbiate una parrucca. È molto finta come cosa, quindi andate sempre su un marrone freddo, top. Ok, ho fatto anche l'altro. E le sopracciglia volevo dirvi che sono molto importanti perché appunto sono la cornice dell'occhio, quindi se le fate lo sguardo risalterà molto di più, anche il trucco sarà molto più bello, l'occhio sembra più sveglio, più attivo e l'importante è appunto ricreare una sopracciglia fatta così che non imprima nessun tipo di espressione, quindi non troppo arrabbiato, non troppo stupito, mio Dio, quindi per piacere no. Ora sembro tanto strong perché non ho trucco sugli occhi, ora truccherò gli occhi e appunto vi farò vedere che è tutto più bello, più... Ok, allora queste sono le sopracciglia finite, come vedete non sono per niente esagerate, sono proprio top. Io spero vi sia stato utile questo video, niente, ci vediamo al prossimo, bye bye!